Quanti di voi conoscono la storia del Cristo della Subida? Questa storia ha origini lontanissime, radicate nella tradizione relativa alla cinquecentesca chiesa della Subida di Cormous. La leggenda racconta che un vecchio contadino, tornando da dietro il colle de Cross Altis, con un carro trainato da buoi e carico di fieno, una volta arrivato nei pressi dell'attuale chiesa della Subida, rimase stupito vedendo i suoi buoi fermarsi ed inginocchiarsi davanti a un crocifisso che si trovava nella siepe a fianco della strada. A seguito di tale fatto, in quel luogo fu subito costruita un'edicola votiva, dove fu collocato il Cristo. Ed in quel luogo avvennero i prodigi che la cronaca parrocchiale riporta come fatti realmente accaduti. Nel 1597 l'allora vicario parrocchiale di Cormous, Mattia Cisilino, descrisse nel libro dei nati l'avvenimento che definì successo del Santissimo Crocefisso della Madonna della Subida. Giobba, qual fu a di 23 luglio, fu visto da Josefo Bombar, una giossa sore il naso del Santissimo Crocefisso, qual col dito la levò ed vide subito risorgere un'altra. Altre persone notarono che il crocifisso sudava anche nel collo, tanto che il vicario, con altre autorità, decise di ispezionare il luogo, constatando che quanto riferito dai testimoni corrispondeva a verità. Asciugate anche da loro le gocce di sudore, subito dopo esse ricomparivano. La fama del prodigio si sparse e subito accaddero fatti prodigiosi. Valentino Strazzolino da Cividale riacquistò l'uso di una gamba paralizzata. Leonardo fu valent di Alessio, abitante a Udine, venuto con grande sforzo e con due stampelle. Ritornò a casa lasciando le stampelle sotto il Cristo della Subida. Altri ancora ricevettero grazie non meglio specificate ed il fenomeno dell'essudazione durò circa un mese e poi si asciugò di fatto. Il 2 agosto di quell'anno ci fu l'ispezione della curia patriarcale di Aquileia che, interrogati tutti i testimoni, decise di mandare copia del verbale al patriarca Francesco Barbaro. L'avvenimento straordinario era diventato devozione profonda per tutti i cormonesi, i quali decisero di costruire al posto dell'edicola una vera e propria chiesa.
I lavori iniziarono il 25 agosto ed il 26 agosto 1597 ci fu la posa della prima pietra. Alla cerimonia erano presenti il vicario Don Maria Cisilino, il podestà Francesco Collusso ed il nobile Bernardino del Mestri, con l'assistenza del muratore capo Francesco d'Importis. La chiesa fu dunque edificata. Non è dato sapere quando fu terminata e consacrata. Si dice fosse l'anno 1601. Nel 1604 la chiesa fu dotata dal comune di Cormons di una rendita per il sostentamento di un cappellano. Il primo cappellano fu Pieri Soldati da Cervignano. Da quel tempo ad oggi si è perpetuato il culto del Christ de Subide nell'ambito della cultura e della devozione prettamente friulana della nostra gente. Quella che osserviamo oggi con il suo pronao non è probabilmente la stessa chiesa costruita alla fine del 1500. Nel tempo ha sicuramente subito delle modifiche. L'attuale altare è del 1705 ed è uno dei primi in marmo. In stile barocco veneziano è opera dello scultore Pasqualino Lazzarini, che, nato a Venezia nel 1667, sposò la sorella di Giovanni Pacassi e morì a Gorizia nel 1731. Inizialmente la chiesa era intitolata alla Madonna della Subida. Solo dal 1700 fu intitolata al Santissimo Crocefisso della Subida. Da una visita pastorale del 9 aprile del 1753 del primo arcivescovo di Gorizia, Carlo Michele d'Attems, si evince che la chiesa è dedicata al Santissimo Crocefisso e l'anniversario della dedicazione si celebra la domenica seguente la festività dell'Assunta. Il cappellano all'epoca era il reverendo Giuseppe Zoppolati e la rendita delle proprietà intestate era di circa 400 fiorini. La comunità parrocchiale di Mariano del Friuli, con una motivazione ancora ignota, tenendo fede ad un antico voto risalente al 1873,
effettua un pellegrinaggio fino alla chiesa della Subida ogni anno la prima domenica che segue il 5 di agosto. Per tale occasione, il defunto Don Narciso Mignussi ha composto due messe per coro e organo dedicate al Christ de Subide, oltre ad un apposito inno non molto noto. I fedeli di tutte le località del circondario hanno sempre mantenuto la devozione per il Christ de Subide, fin anche le ultime generazioni, grazie all'appassionato impegno di Monsignor Giuseppe Trevisan, per lunghi anni officiante alla Subida delle liturgie in friulano. Le funzioni religiose sono officiate solo ogni primo sabato del mese in lingua slovena.